Altra vittoria per la Senese che supera 4-2 il Verona su un campo molto insidioso. Al 43esimo rigore per il Verona, Maggioni in aria, trattiene Valsecchi e proprio Valsecchi dal dischetto spiazza De Pentor e porta in vantaggio il Verona. Nel secondo tempo, al 17esimo, cross di Amadei Zorini, arriva tutto solo Rolando che di testa pareggia. Al 22esimo, punizione di Ciavarella per Liberlon che tocca di testa, arriva per primo Carginale che da due passi la mette in rete. Al 30esimo Mattia Erbetta aggancia ingenuamente Carginale in area e l'arbitro concede il rigore, sempre Carginale dal dischetto batte Cordini. Al 41esimo Marcolli allarga per Cerutti che fa partire un tiro sul quale Asero si avventa e tocca appena per il 4-1. Al 44esimo su un tiro da fuori il pallone arriva De Valli che con un tocco di punta accorcia le distanze.